I giudici dell'Unione Europea hanno definitivamente stabilito che la piadina romagnola, industriale o artigianale, può essere prodotta solo in Romagna, così come prevede il regolamento di esecuzione dell'Unione Europea del 2014 riguardo alla denominazione d'origine e indicazione geografica piadina romagnola, piada romagnola IGP. La notizia, diffusa negli ultimi giorni, ha avuto eco nazionale. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Confartigianato Ravenna nelle parole di Stefano Venturi, responsabile del settore alimentare. Ovviamente questo è per noi naturalmente motivo di grande soddisfazione, perché effettivamente si riconosce quello che è il lavoro fatto da quasi 20 anni, secondo me, per cercare di tutelare un prodotto che è tipico del nostro territorio. Sappiamo con preoccupazione che vi sono tantissime aziende, anche estere, che realizzano il nostro prodotto, ma che non vogliamo che questo si identifichi con la denominazione di piadina romagnola, perché la piadina romagnola, rispetto a quello che prevede il disciplinare, deve essere appunto realizzata al di là del disciplinare che prevede i prodotti, cioè gli ingredienti, deve essere realizzata all'interno del nostro territorio. Per cui Confartigianato, che da sempre ha sostenuto il percorso del consorzio di tutela e protezione del marchio, appunto, della denominazione piadina romagnola IGP, non può altro che essere soddisfatta di questo risultato, che appunto ci permette di ottenere quello che è la tutela del prodotto. Sicuramente uno dei prodotti simbolo della Romagna, appunto, lo diventa ancora di più. La piadina romagnola è uno dei prodotti simbolo. Noi come associazione di categoria artigiana, prevalentemente, sto parlando soprattutto della nostra provincia, abbiamo prevalentemente realtà medio-piccole che si possono tranquillamente assimilare a chiosi di piadina, che cominciano a realizzare il prodotto e a commercializzarlo al di fuori della propria bottega, del proprio chiosco. Per cui lo stesso tipo di lavoro, lo stesso tipo di protezione quando si manda fuori un prodotto deve essere analogo sia per chi la realizza in maniera più industriale e chi la realizza in maniera artigianale, ovvero in loco. Perché comunque l'effetto è duplice: da una parte chi compra al di fuori del nostro territorio il prodotto nei supermercati, nei negozi specializzati e quant'altro, riconosce un marchio di qualità che non trova poi anche nel nostro territorio in loco, dove si consuma direttamente. Per cui è l'unione delle due cose che permette, che dà effettivamente il riconoscimento e la tutela di un prodotto che, come dicevamo appunto prima, è uno dei principali divieti